E ragazzi, andiamo ancora dal signor Copernico. Mi rode il culo veramente di aver fatto 100% l'ultima missione. Me la dovrò rigiocare. Penso che siamo veramente alla fine della storia, credo. Dicevate il vero, il maestro intende uccidermi. Non fermerò le mie ricerche solo per i suoi soprusi. Stanotte c'è un'eclissi e io ho intenzione di registrarla. Sì, col telefono. Mi dà la caccia. Meglio morire illuminato che vivere nell'ignoranza. La sua fine giungerà assai prima della vostra. Chiudere il libro. Uccidi il maestro con la lama celata, ok. Dai. Stavolta la sincronizzazione totale non è difficile. Penso che a sto punto non ci siano altre missioni per Copernico, perché se uccide il maestro e lui si vede l'eclissi, buona così. Svegliare le coscienze del popolo e alimentarmela. Il villaggio di Ferentino, che per qualche tempo non potrà più contare sull'afflusso di malati. Famo così, va. Che rendering di merda che c'ha sto gioco, però. Ieri ho forgiato gli spadoni più temibili mai visti, in grado di terrorizzare persino i turchi. Ho guida qualche mi concede onorevolmente l'esecuzione. Vai, vai! Mi sa che sto tizio sta... Beh, cioè, è ambulante, non è... stabile, sapete? Mi sa che è proprio a cavallo. Non vorrei sparare una cazzata, ma secondo me è a cavallo. Ma a piedi. Boom! Così, secco e duro, la macellata. La verità non si può fermare con un bavaglio. Il popolo è pigro. Crederà a ciò che gli diremo di credere. Ho mandato il mio uomo migliore a trovare Copernico. È troppo tardi ormai. Cosa? Requiescat in pace. Ha ucciso praticamente la persona sbagliata. Cioè, non è la persona sbagliata, però insomma, non è quello di cui aveva bisogno al momento. Scappate! Aiuto! Possa Gesù aver pietà di noi. Via da sta zona, va. Cavallino? No, un culo me l'hai mandato il cavallino, boia. E qua il manifesto è qui almeno un briciolo di cervello. No, non ce l'ho un briciolo di cervello, va bene? Zoccola. È riferito a un NPC, non vi preoccupate. Cosa credi di fare? Vai, così ci ricercano ancora per aver rovesciato una cassa. Fantastico. E dai. A Copè, dove ti sei rifugiato? Uccidiamo il sicario. Non è un sicario, sono più sicari. Venite a me, forza, se avete coraggio. Adesso sei impacciato.
Boom. Via uno. Come osi tu? Aspetta, che sta attaccando Copernico. Boom. Volevi far furbo, Però, perfetto. In parte. Non siate tanto emotivo. Scoprirete che così tutto ha più senso. Può essere. Cesare si crede il centro di tutto, ma rimane in posizione periferica, come tutti noi. Sapete che probabilmente il punto mediano dell'universo è il Sole e non la Terra? Io osservo i moti della Luna e degli astri e non posso fare altro. Quante cose mi restano ignote. Quest'epoca della ragione non è che l'inizio di qualcosa che non giungerò a vedere. Un giorno riusciremo a influenzare il mondo, a servirci della volontà per sfruttare la luce e forse anche per toccare il cielo. Ma sto anticipando troppo. Prima dobbiamo assicurarci che sia il Sole al centro di tutto. Ciò che dite mi sembra plausibile. Vi fidate della mia parola. Non ho prove. Per ora. Buonanotte, Ezio. E grazie. Ok, grazie a te, Copernico. Chiudere il libro. Adesso chiudiamo anche il nostro essere ricercati, perché tanto ormai ho un chiodo fisso. Però tanto le missioni per Copernico se ne sono andate. Il che è buono così.